una di quelle impareggiabili giornate dell'ottobre romano, il Sommo Pontefice lascia la sua residenza di Castel Gandolfo per recarsi ad inaugurare il nuovo centro trasmittente vaticano di Santa Maria Galeria, che sorge con le sue perfettissime apparecchiature sulla strada del lago di Bracciano. Lungo l'intero percorso, gruppi di cittadini hanno tributato al Sommo Pontefice filiali manifestazioni di affetto. Ed eccoci al centro. Al suo arrivo, il Papa riceve l'omaggio di 15 cardinali. Il pontefice, dopo aver benedetto gli impianti, preme i tre bottoni che mettono in azione i trasmettitori. Così, una delle più potenti stazioni radio del mondo, costruita con i contributi dei cattolici dei cinque continenti, ha cominciato ad assolvere la sua feconda funzione di veicolo della fede e della verità. Capitare nella vita, incontrare voi. Siete persone stupende, siete persone che io sono venuta qui a Cesano 15 anni fa, quando ero incinta della mia seconda bimba, di Flavia. Io abitavo a Napoli. Quando abbiamo deciso di mettere su famiglia, abbiamo pensato di venire qua, quindi ci siamo trasferiti qui. Andiamo a vedere Maria che punto sta. Una farfallina. Lascia due farfalline. Dai, scendi davanti, Flavia, andiamo, dai. Andiamo? Dai. Voglio delle film a Giacca Scavattatore. Eccoci qua! Federico, Federico, per piacere, comincia a vedere, per piacere, il... Veramente credo che nessuno conoscesse bene l'opera Cesano. Era un posto dimenticato da Dio e dagli uomini. Era così un po' un borgo molto piccolo. Qui c'era tutta campagna e mi sono innamorato della campagna romana. Mi ricordo che qualche volta magari si faceva anche una passeggiata di domenica sera per vedere bene questa grande croce rossa illuminata. Noi ci sentivamo piccoli, ma ci sentivamo quasi rassicurati da questa croce, il Vaticano vicino a noi, la voce del Papa, ed eravamo... La cosa più pesante è proprio il fatto della nostra immensa fiducia da cattolici, forse anche, che non ci potesse mai venire nulla di male, anzi solo di bene, dal quel simbolo. Fai l'angioletto. Che cosa hai combinato oggi, Flavia? Racconta un po' alla telecamera che cosa hai combinato. Dillo un po'. Niente. No, raccontalo, era successo qualcosa. No. Vai là, chi ci dorme stanotte nella camera di Federico? Nessuno. E perché? E perché c'è puzza. Un'amica è stata? E che ha fatto? È entrata? Sì. E che cosa ha fatto l'amica? Ha fatto la cacca. Tu la devi far entrare, il gatto? La devi far entrare? No. Ecco, lo farei più entrare a casa? No.
Ecco, guarda che la telecamera se lo ricorda, eh? Capito? Ma mica la telecamera parla, eh? Parla. No! Nel corazon in l'attenta meditazione della parola di Dio, dice il Papa, il signor Bantuan, che le ha aiutato a profondizzare in sua vocazione come testimone. Era una serata come tante le altre, i nostri figli abbiamo preso le telecamere per fare un ricordo così amatoriale del insomma di quando erano piccoli. E ci siamo accorti di queste interferenze che diciamo gli strumenti diciamo elettronici erano riusciti a captare e di cui noi non ci eravamo mai accorti. Facevo praticamente a gara con mia sorella, ma anche con altre bambine dell'asilo, della scuola materna. Perché nel momento in cui sfilavo velocemente il dischetto, io sentivo esattamente da qua, appoggiavo la mia testa, perché per me era una magia, e sentivo la Radio Vaticana. La prima volta che ho sentito parlare di Radio Vaticana è stata quando, alzando il citofono, ho sentito la voce del Papa e ho detto, ma che succede qui? Si sente la Radio Vaticana? Sì. Mettila un po' qua su. Sentivo una cantilena, una musica e non... E non capivo la provenienza di questa musica, da dove veniva questo parlare. Pensavo, tantomeno che pensavo, che era una macchina che stava sulla strada, che sostava sulla strada con i finestrini abbassati, che sentiva musica, che ne so, le canzoni. Poi mi sono avvicinato alla fonte di questa musica. Era la grondaia dello scolo dell'acqua che parte dal tetto, arriva fino a giù e lì si sentiva Radio Vaticana. All'inizio era quasi... diciamo ci scherzavamo su, insomma. Quando non capivamo, non sapevamo, ci scherzavamo quasi su questa cosa. No. Dai, canta la canzoncina, dai. È uscito questa mattina e non è più tornato a casa. Cos'è questo bambino che canta? Sembra qualcosa di rosso. Apri la bocca. Un giorno Flavia stava mangiando, a un certo punto ebbe una specie di soffocamento. E allora io mi spaventai e la portai in ospedale. Io corsi in ospedale dal lavoro, ci fecero fermare per degli accertamenti. Quando vieni? Il medico, l'infermiere infilò l'ago nel braccio, la bambina diventa tutto nero nel braccio. Mamma! Mia figlia aveva una leucemia linfoblastica acuta. È una malattia terribile per i bambini di quell'età. Ma mi prendi, dai. A chi sto vestendo io? A Flavia. A Flavia? Quanto è piccola Flavia? Ah, ecco. No, devi, amore, mi devi riprendere a me, per cui devi guardare là che viene, vengo io. Non devi riprendere il soffitto. Nel letto accanto al nostro, dopo 2 mesi che noi eravamo ricoverati, ci siamo ritrovati una bambina che aveva la stessa malattia di Flavio. Ovviamente era un reparto di ematologia. La particolarità è che abitava qua vicino a casa nostra. Quando ci siamo ricoverati con nostra figlia e ci siamo un attimino chiesto come mai la maggior parte delle persone abitavano tutti nella nostra zona. E diciamo che però c'era una costante, eh? Cioè c'era la figlia del vicino malata di leucemia, la sorella dell'amico d'infanzia morta di leucemia, e l'altro amico che c'è al negozio di copie morto di leucemia. Cioè la leucemia era una costante, nessuno di noi ci aveva fatto caso.
Mio padre, essendo medico condotto, non soltanto aveva il polso della situazione dei suoi assistiti, ma anche quella degli altri medici di zona, perché poi il certificato necroscopico come ufficiale sanitario veniva rilasciato da lui. Quindi, e c'era, aveva notato questa abnorme incidenza di patologia tumorale. Siamo andati da veterinari. Il veterinario ha iniziato a dire: no, qui i cani muoiono di leucemia. E noi dico: ma scusi, ma è normale che un cane muore di leucemia? Addirittura uno adesso non c'è più, se n'è andato. Mi disse: io ho lo studio qui, è da un altro quartiere verso Roma Sud. Dice: in 20 anni a Roma Sud non mi è morto un cane di leucemia, qui mi muoiono tutti i cani di leucemia. No, abbiamo iniziato a dire: ma come i cani muoiono di leucemia? I gatti muoiono di leucemia, non i cani. Prendiamo uno per uno, dai. Accarezzo. Sì. Ma sta un po' in là. Facciamo. Prendi uno in mano. Li puoi prendere in mano? No, vero? Una volta solo. Fatto dello schiaffo. From the Vatican Radio Chapel, we're about to broadcast the Mass in Latin with readings in various European languages. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Radio Vaticana nasce per un incarico dato da Pio XI a Guglielmo Marconi di costruire una stazione radio per il nuovo Stato Vaticano e quindi uno strumento per parlare liberamente al di là dei confini senza essere troppo condizionati dai regimi totalitari nelle diverse parti del mondo era estremamente importante. Alla fine della guerra mondiale gli strumenti di trasmissioni in onde corte non erano più sufficienti per raggiungere sistematicamente le aree anche più lontane del mondo. Ecco, quindi il centro di Santa Maria di Galeria comincia la sua attività nel 1957 con un'area ampia in cui quindi si può, man mano che diventano diciamo utili o necessarie, stabilire nuove installazioni. Ecco, se no non era necessario avere un centro, diciamo uno spazio grande a disposizione. Io non sono nessuno, sono un piccolo coltivatore. Se non abitare qua, perché lì dove stavamo, praticamente dentro il centro Radio Vaticano, non si poteva stare più. All'inizio c'era pure altri mezzatri, poi col tempo sono andati tutti fuori. E loro mi hanno dato questa lettera di licenziamento, e poi mi hanno dato questa casa, praticamente mi hanno dato. Roma, 26 ottobre 1987. Caro signor Saraceni, seguiranno ulteriori installazioni di nuove antenne. Tutto questo porta con sé posta in opera di nuovi cavi sotterranei e conduttori elettrici, ostacolando il nostro lavoro di agricoltori e rendendo l'attività svolta anche pericolosa per le radiazioni emesse. Quest'ultimo campo è ancora poco conosciuto, una legislazione in merito è del tutto mancante. Tutto questo aumenta la responsabilità degli operatori e fa comprendere meglio la tendenza di limitare l'attività agricola e di sgomberare il terreno da abitazioni. Vorrei ringraziare lei e tutta la sua famiglia per la vostra diligente collaborazione che credo sia stata vantaggiosa per ambedue le parti. Padre Alessandro Celi, procuratore. Ho pensato che tanto stavo lì, io stavo qui, la lontananza non è che cambia molto. Però non c'avevamo altra scelta. Sto qui o niente. Non c'era altra via di uscita.
No, attenzione, bisogna essere molto precisi quando si vuole parlare di questi argomenti e soprattutto se voi volete che ve ne parli io. Qui si sta parlando di un'attività, diciamo di un'attività agricola in tutto un territorio in mezzo a delle antenne. È chiaro che si tratta di una situazione piuttosto particolare, non si parla assolutamente delle persone che vivevano all'esterno del centro o a grandi distanze da esso. Augusto aveva passato una serata su internet e il giorno dopo ci parlò delle antenne, di questi studi a livello internazionale che c'erano, che legavano la leucemia con l'esposizione alle onde elettromagnetiche. E quello fu proprio un pugno allo stomaco. C'era proprio una letteratura scientifica a livello internazionale che parlava di questa correlazione. Noi non ne sapevamo nulla, noi eravamo qui bersagliati e non sapevamo nulla. Prima Flavia. Ma ripeto, è comprensibile il timore delle persone, perché ci sono stati nella zona alcuni casi di leucemia, e sai, quando c'è un problema di questo genere in casa, uno è difficile che si convinca. Facendo questo lavoro, avendo la possibilità di leggere, di aggiornarmi o di guardare quello che bene o male si studia o si produce in giro, anche dal punto di vista sanitario, probabilmente non mi preoccuperei più di tanto. A me non sapremmo spiegare con quale meccanismo e in quale modo i campi elettromagnetici possono produrre cancro. Si è arrivati alla convinzione che c'è un rapporto tra fumo di tabacco e cancro con buoni 20-25 anni di ritardo rispetto alle prime segnalazioni. Anche l'amianto è uno di questi ed è molto ben documentato, no? In Italia uccide 2500 persone all'anno ancora adesso. Oggi come oggi è ben possibile che le radiofrequenze siano cause dei tumori, e credo che debbano passare da quel modo di ragionare tipico di 40 o 50 anni fa, dire finché io non ho la prova non prendo nessuna misura, ed è, invece fino a quando io ho dei dubbi, fino a quando io non posso dimostrare che il materiale sia innocuo, devo prendere delle misure. Questa seconda frase è una stupidità o una bestemmia scientifica. La scienza non può, non solo la scienza, l'uomo non può mai provare l'assenza di qualche cosa. Se c'è un effetto, ma perché deve essere necessariamente un effetto di danno alla salute? Non potrebbe essere anche lo stessi bassi effetti di Radio Vaticano o altro, non potrebbe essere un effetto benefico? È uno di quei drammi che veramente non vediamo raccontati da nessuna parte. Il Papa Francesco recebe un'audienza. Pare il libro che tuvo aiuta, mi si parla sobre eso. Il sospetto sulla tecnologia che noi usiamo di essere causa di male, diciamo, di disturbo, di infelicità, addirittura di morte, diciamo, nelle accuse limite, è qualcosa che naturalmente ci turba profondamente, ci dispiace. Ma allo stesso tempo io non posso, diciamo, scappare di fronte ad un'accusa che ritengo infondata. Avremmo potuto andare via, ci avevamo pensato all'inizio, e quando poi sono venute delle persone a vedere casa e quando ci siamo resi conto che anche queste persone avevano dei figli, li abbiamo visti, sono venuti qua, ci abbiamo parlato,
E forse qualcuno ci avrebbe chiesto: ma perché ve ne andate? Cioè, la casa è bella e il giardino è fantastico, e avete dei figli, perché dovete andare via da qua? E io non mi sarei mai sentita di non spiegare per quale motivo andavamo via. Un genitore, si chiama Augusto Rossi, decide di mettere un tazebao, cioè un manifesto, di fronte al forno della signora Arianna. E in questo manifesto Augusto dice: mia figlia è ammalata di leucemia, e c'è un problema, forse qualche altro bambino in questa zona ha lo stesso problema. Buonasera, io mi chiamo Clara, ho 6 anni, ho il piacere di presentarvi i bambini senza ombra. Ciao, sono Elena. Ciao a tutti, sono Biagio. Ciao a tutti, sono Federico. Ciao a tutti, sono Flavia. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. E fu veramente istantaneo il formarsi di un comitato di mamme, e in un giro di pochissimo tempo riuscimmo a raccogliere l'adesione di più gente possibile. Augusto. Quando ci siamo accorti che effettivamente all'interno del circolo didattico c'erano 3 bambini ammalati di leucemia, mia figlia e altri 2, chiesi di fare una riunione. C'era presente l'assessore al comune di Roma per l'ambiente e lui ci disse: va bene, faremo delle rilevazioni, in queste rilevazioni saranno presenti anche i rappresentanti del comitato. C'era una legge che metteva i parametri di rispetto e loro avevano dei limiti, li superavano enormemente. E abbiamo visto che dove Marco, un bambino di 3 anni, poggiava la sua testa nella sua cameretta, che doveva essere il luogo per lui più sicuro, più tranquillo, c'erano, quanto c'era? 12 voltmetro. Come potevamo fare? Come potevamo difenderlo? L'abbiamo spostato in una stanza più riparata, ma le onde arrivano comunque. E la sensazione tremenda di impotenza di un genitore che non può difendere il figlio, perché questa cosa arriva ovunque. È qui adesso, qui davanti a noi, sulla sedia, sulla tua sedia, è qui. La Radio Vaticana, diciamo, è lo Stato della Città del Vaticano, da tempo avevano deciso di adeguarsi alle indicazioni internazionali dell'ICNIRP, recepite poi anche dalla Comunità Europea e così via. L'ICNIRP significa Commissione Internazionale per la Protezione contro le Radiazioni Non Ionizzanti, e il compito fondamentale era quello di aiutare governi, organizzazioni internazionali ed altri a sviluppare delle politiche di protezione. Cioè come stabilire i limiti. E sono partiti da un assunto, una specie di dogma non dimostrato come sono i dogma religiosi, cioè i campi elettromagnetici non ionizzanti, l'unico effetto che hanno è il riscaldamento. Il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione europea di non adottare i limiti dell'ICNIRP sulla base dei dati che indicavano che le alte frequenze, le radiofrequenze, potevano dar luogo ad effetti a lungo termine come tumori. La Commissione europea se n'è fregata di queste raccomandazioni e delle relazioni, ha adottato i limiti ICNIRP senza imporli. Può darsi che in questo numero di casi di tumori che malauguratamente ci sono, qualcuno sia attribuibile a campi elettromagnetici, ma sono talmente bassi che nessuno ha potuto vedere un effetto, la famosa disastro ambientale. Se non lo vediamo, lo accettiamo, come dire... Io speriamo che me la cavo. Vai! Ti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri! Flavia, Flavia!
Ma sì, che aiutando, Marco, sì, Federico, mi fa male. L'aria sorridi con quei denti a finestrella. Però la certezza è arrivata quando è arrivata l'indagine epidemiologica della Regione Lazio. E trovammo un eccesso di leucemia entro 2 chilometri in prossimità della stazione radio, eccesso che rimaneva significativo fino a 6 chilometri e poi osservavamo un decremento. Erano necessari degli ulteriori studi basati su misure di esposizione per verificare se ci potesse essere una correlazione. Secondo lei l'invito è stato accolto dallo Stato italiano? Beh, no. Uno dei tanti elementi da considerare nel controllo della salute, ma non è il prioritario. Perché io devo entrare in un tribunale? Cioè, perché devo entrare in un tribunale? Io entro in un tribunale, c'è il collegio difensivo più importante d'Italia. Ho state udienze con decine e decine di avvocati a porte chiuse, capito? Cioè, tu stai là in prima fila, capito? Ti guardi il tuo avvocato. Il primo processo acclarava il superamento dei limiti di legge. Ho avuto delle difficoltà per partire perché non esistevano leggi speciali che catalogavano come fattispecie di reato l'inquinamento elettromagnetico, per cui non abbiamo potuto che inventare una capienza di una norma che si intitola oggetto pericoloso di cose. E loro dicevano che cosa? Radio Vaticana fa parte, un ente dello Stato Vaticano, che è uno Stato estero. Pensavamo che il fatto di adeguarsi ad una normativa italiana doveva essere presa in considerazione in base a un accordo, diciamo, a un confronto con l'autorità italiana che nel 1951 aveva fatto una legge internazionale dicendo che si poteva trasmettere senza limiti. Ma se noi stessimo, mettiamo al confine tra Italia e Francia, e dalla Francia una persona passando prendesse un sasso e lo tirasse oltre confine e colpisse in testa una persona che transita in Italia, possibile che non è punibile per la legge italiana? Lo Stato italiano ci ha detto che nel nostro quartiere c'è una problematica e abbiamo chiesto che questa problematica venisse affrontata dallo Stato italiano. Sì, l'idea era quella di trasferirle in un'altra area, cioè di prendere questi impianti e di portarli in una zona in cui non ci fossero vicino delle abitazioni. Che in realtà è nostra pure quella, cioè non è che ci venissero a offrire chissà che cosa, ci venivano a proporre di spostarci in un altro luogo che era già nostro. Io le posso dire che in 7 anni che sono stato lì, di cose di questo tipo ne abbiamo affrontate e risolte a centinaia. Questa era più complicata perché non dipendeva solo da noi. Qua bruttona, ma non è vero che veramente dai il bro, attenta, io ho mia figlia che è sepolta col vestito della prima comunione e a me mi sono venuti a dire che ero un terrorista, un eversivo, un anticlericale. Cioè, noi stavamo nel giusto, stavamo nel giusto, perché non si sa come finiremo, però noi stavamo, noi come cittadini non stavamo a posto. Vi scuso innanzitutto di questa grande emozione, perché io sono una mamma che un anno fa, esattamente il 12 aprile, ha perso una bambina meravigliosa di 10 anni morta di leucemia. Lo Stato, il Vaticano, che predica tanto il bene, allora lo metta in atto questo bene, perché giuro come tanti altri bambini ci hanno rimesso la vita, e questo non è giusto, quanti altri bambini devono morire. Il prezzo che abbiamo pagato è stato altissimo. Non facciamo in modo che ci siano altre vittime di tutto questo gioco. Grazie. Deve dare un unico messaggio di speranza ai cittadini. Deve dire: domani ce ne andiamo.
Flavia ha 4 anni, aggrappata a suo padre, non sa che tutta quella confusione è anche per evitare che altri piccoli si ammalino di leucemia, come è successo a lei 2 anni e mezzo fa. E adesso andiamo a Cesano dai diretti interessati. Ci sono stati casi sospetti di tumore o smog. Secondo un sondaggio, 8 italiani su 10 si sentono in pericolo. Protesta stamane degli abitanti di Cesano, il paese a ridosso delle antenne di Radio Vaticana. Intervenite numerosi, ecco. E adesso sigla! Comitato Bambini Senza Onde ormai aveva avuto una rilevanza mediatica a livello nazionale enorme e tramite la rilevanza mediatica siamo entrati in contatto col Ministro dell'Ambiente, che è un personaggio singolare. Rispondi tu, rispondo io. Rispondo io. Rispondi tu che forse è meglio. Bordon lo chiamavano, lo chiamano, spero ancora per lui. Lo chiamano l'asburgico, del tipo che è un tizio a cui quando gli dai un incarico non si piega davanti a nessuno. Una persona a me molto simpatica. Ma il tempo avere gli ulteriori sondaggi e monitoraggi, quindi una 15 giorni, dopodiché ci sarà la mia ordinanza. Immaginiamo che dall'ambasciata degli Stati Uniti improvvisamente un funzionario impazzito cominci a prendere un fucile a pallettone e cominci a sparare sui cittadini che passano in via Veneto. È vero che siamo all'interno di una zona in cui non possiamo intervenire, qualche cosa però dovremmo fare. Ci sarà l'ordinanza di all'ente fornitore dell'energia elettrica di immediata sospensione dell'erogazione. Come la Radio Vaticana utilizza tutte le forniture di energia dallo Stato italiano, ebbe l'idea di togliere la corrente elettrica. E speriamo che questo non avvenga, perché sarebbe, diciamo, una situazione piuttosto spiacevole, credo non solo per noi, ma anche per l'Italia. Fu costituita una commissione bilaterale con la disponibilità ad adeguarsi alle norme italiane, però non come una pura imposizione, ma come un risultato di una trattativa corretta, dialogante. Bordon non ne vuole sentire nulla, disse che avrebbe fatto, gli dava un ultimatum. Oggi sono trapelati i risultati delle rilevazioni elettromagnetiche effettuate su incarico del Ministro dell'Ambiente. I valori registrati supererebbero di 3 volte i limiti fissati dalle leggi italiane. Per dimostrare che noi desideriamo trovare una soluzione d'accordo con tutti, riduciamo ulteriormente le nostre trasmissioni in onda media della metà. Sono come San Tommaso, replica il ministro dell'ambiente Bordon, non credo se non vedo, e aggiunge: se non si rientra nei limiti entro lunedì taglieremo l'elettricità a Radio Vaticana. Il relativo decreto è atteso per domani. A quel punto, come se tutti quelli che fino a quel momento mi avevano sostenuto si fossero accorti che stavo facendo sul serio, improvvisamente ci fu una sorta di silenzio assordante di una parte della classe politica, in particolare della sinistra. Nel senso che improvvisamente ebbi il vuoto. Avevo fiducia che le autorità italiane si comportassero più razionalmente, e come hanno fatto. E continuano i colpi di scena. La decisione del presidente Amato di sospendere l'ordinanza ultimatum emessa dal ministro dell'ambiente Bordon, che imponeva a Radio Vaticana di rispettare le leggi dello Stato italiano, vorrei ricordarlo, stiamo parlando di questo, non di altro. Il presidente del Consiglio e altri ministri preferirebbero una soluzione che eviti la rottura con la Santa Sede. Giuliano Amato ha congelato la decisione ad una data da destinarsi. Willer Bordon non ha spento la Radio Vaticana, ma il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato, ha spento Willer Bordon. Caro ministro, non hai tolto la corrente, hai deluso tanta gente. Siamo orfani dello Stato italiano, perché l'abbiamo visto, per
noi non ci dobbiamo scoraggiare, oramai sta solo a noi, faremo tante altre iniziative, non ci dobbiamo fermare. Mai come allora siamo stati vicini ad una presa di posizione reale da parte dei politici e delle istituzioni. Adesso. Sai questa richiesta, Luca? Dentro la cappa di vetro. Piano però, piano, lasciatela respirare. Adesso Flavia, no, dobbiamo andare, noi dobbiamo entrare perché l'accompagnatrice adesso sta arrivando. Flavia, capito tesoro? Flavia, Flavia. Vediamo come fanno il trenino, eh? Ciao, ti aspettiamo tra qualche giorno, Flavia? Sì, sì. Io ho chiesto al mio medico, guardi, io abito in un posto dove veramente sto sotto le antenne vaticane, sto proprio lì. Mi ha risposto, dice, signora, piano piano l'uomo è mutante, si abitueremo a tutto, cioè vedrà che poi si abituerà anche a questo. Se lei viene la sera e vede qui, c'è un tramonto bellissimo, anche con le antenne vaticane dietro, però è bellissimo, lei lo è da vedere. Il sole tramonta proprio dietro le antenne. Tu hai pure lei del Vaticano? No, ormai pure lei convive con questa cosa. Addirittura mi ricordo un particolare di una mattina che entrai in un supermercato e incontrai il titolare di un'agenzia di un immobiliare, la quale con un tono alquanto astioso mi accusò di speculare sulla morte di mia figlia e che grazie a questo attivismo, a questa divulgazione contro le antenne di Radio Vaticana, le persone non compravano più case qui nella nostra zona. Ma guardi, lì c'erano delle previsioni di sviluppo che sono state ridotte, più che fare questo non si poteva fare, cioè non si poteva fermare lo sviluppo della città in ragione del fatto che si dava per scontato che queste antenne sarebbero state per sempre. Lo Stato italiano non ha nessuna dignità di difendere i propri cittadini. L'ha avuto il Vaticano la dignità. La dignità ha avuto il Vaticano di dire ai coloni: signori, io non voglio rischi, non voglio problemi con voi, dovete andare via. Sai dove dovete andare? Dove c'è uno Stato 100 metri più in là, dove non gliene frega niente se state qui e se morite o non morite. Però nel mio Stato non potete morire. Flavia, che stai facendo? Sto cancellando i giorni di ieri. Perché lo cancelli? Perché sì. Perché è passato? Sì. L'ha vinto! Effetto pretatanto questo. Oggi è il 18 giugno 2002. Federico fra qualche ora non è a Midollo a fare. Federico non vuole dare i suoi omini a Flavia. Perché se gli dai gli omini non gli Midollo, se gli dai Midollo non gli dai omini. Flavia è meglio che te la Midollo. Flavia, come si sente nel gran giorno? Stanca. 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 E tua mamma? Io come mi sento? Una potenza. Meno male. È impazzita, mamma. Ah,
che c'è qualcuno. Lo rifare? Che cosa devo rifare? Una potenza! Bisogna muoverlo ogni tanto. Sì, quando si separa, vediamo che il liquido si separa. Ti spiego prima perché che storia c'è. Allora, io e Flavia tornavamo dall'ospedale, spesso accadeva che dopo pranzo c'era una sedia come quella e io mi sedevo lì e lei si metteva in braccio. Era come se nulla potesse accadere quando lei stava tra le mie braccia. Tanti auguri a Maria. Scusa. Tanti auguri a te. E poi andiamo vicino alla ciccina che dorme. È una battaglia vinta. Con tanto dolore, tanta sofferenza che abbiamo avuto modo di seguire stando accanto alla sua famiglia, ma è una battaglia vinta. È una speranza. E quindi come ce l'ha fatta Flavia, ce la faremo a mandare via queste antenne. Per me è una grande gioia essere qui. Oggi la voce di Radio Vaticana può entrare in tutte le parti del mondo, in tante case. Una voce con la quale si poteva adesso realmente eseguire il mandato del Signore, annunciare il Vangelo a tutte le creature fino ai confini della terra. Quando vento si dorme, moriamo accanto ai nostri letti, accanto ai nostri familiari, perché le onde elettromagnetiche ancora sono molto molto alte. Questa è la quarta volta che torniamo in Cassazione per il processo di inquinamento, la quarta volta. Sono passati 11 anni. Incredibile. Fatto è che alla fine di questa laboriosissima e annosa vicenda processuale è terminato con una prescrizione che però non va ad inficiare quelli che sono gli effetti civili. Quindi potremmo dire che è una condanna simbolica. Il processo è finito, sono stati condannati, si è avviato un altro processo per omicidio colposo e lesioni colpose. Il giudice ha detto al dottor Andrea Micheli, epidemiologo di fama internazionale, ragazzo, fai questo studio epidemiologico. La sua ipotesi è le onde elettromagnetiche in Radio Vaticana causano linfomi, mieloma e leucemie. Nel disegno dello studio gli vengono in mente già, ma ci potrebbero essere anche degli altri fattori, tipo l'esposizione al fumo, altre patologie individuali, la vicinanza dell'abitazione a possibili fonti di inquinamento, distributore di benzina, strade interessate da autoveicolari, aree coltivate con fitofarmaci, distanza da elettrodotti, eccetera. Dopodiché, con una procedura che è ampiamente collaudata nella metodologia epidemiologica e statistica, si libera dell'interferenza di questi altri fattori.
Ovviamente questa procedura ha sempre delle imperfezioni, però è difficile che arrivi a produrre dei rischi come quelli che ha riconosciuto Micheli. Rispetto alle persone che non vivono intorno alla Radio Vaticana, la probabilità di morire di queste malattie è moltiplicata per 3, 4, 5, 6, 7 volte. E invece il rischio di leucemia e linfoma non Hodgkin nei bambini è aumentato di 5 volte. Lo studio non è stato fatto soltanto a Cesano, punto e basta. Ha avuto una popolazione molto più ampia. È stato come vedere, non lo so, come avere davanti un proiettile che... il bosso del proiettile che ci ha colpito, capito? È un po' problematico, capisci? Cioè, dico, benissimo, io vedo qui che c'erano delle persone morte attorno a te. Allora, tu sei la causa della morte. Beh, grazie. Mi dispiace, dovresti dimostrare che io ti ho sparato, che io ho fatto qualche cosa per cui ho danneggiato la tua salute. Qui siamo in circostanze in cui è possibile in un modo che non può essere ignorato, è possibile che ci sia un rischio. E la perizia del dottor Micheli conferma l'esistenza di questa possibilità. Preferisco lasciare, diciamo, la responsabilità di quello che è detto nella controperizia agli esperti, che io ritengo effettivamente esperti. Ecco. La distanza, pure semplice, dall'impianto è un primo indicatore, ma può essere un indicatore parziale se non fuorviante. Queste antenne non soltanto sono diverse, ma sono molto direzionali. Ci sono casi in cui a parità di distanza ci sono differenze di esposizione 10-100 volte maggiori, altri casi in cui il livello di esposizione è più alto nel sito più lontano che nel sito più vicino. Viene diciamo, portato un risultato che è in senso controintuitivo, cioè che sia minore il rischio più vicino e che sia maggiore il rischio in delle fasce più lontane. Può aver senso perché le onde corte vanno verso l'aria nella ionosfera, poi si propagano, quindi hanno delle ricadute più a distanza. E soprattutto l'andamento del territorio è tale che mi può portare a delle, proprio per gli effetti di riflessione e di propagazione, mi può portare a dei livelli di campo più alti che non in prossimità. Quindi nel caso di Radio Vaticana è proprio questo, è la complessità dell'impianto a creare delle situazioni espositive diverse. Ma certamente, diciamo, che sia una cosa complessa non c'è dubbio, è così complessa che appunto noi abbiamo sempre dubitato della fattibilità stessa di questa perizia e della sua possibilità di giungere a delle conclusioni. Ecco. Il PM, dottor Pesci, dovrebbe avere il coraggio di rinviarli a giudizio. Lui sa che i cittadini stanno là ad aspettare un suo esito in questa vicenda. Fatto è che siamo di nuovo in ipotesi prescrizionali. Questo processo qui, che vada a finire in prescrizione, se riesco a tenerli in piedi, purtroppo gli episodi e gli eventi delittuosi non sono finiti. Poi, capito? E dopo te li trovi tutti, eh? E dopo te li trovi tutti, tutti quelli con linfomi, tutti quelli che hanno leucemie. Ti trovi tutti e ognuno ti chiede ma perché non ho fatto di più, perché in 10 anni non ho concluso un cacchio. Facciamo che la morte di nostra figlia sia servita a qualcosa, no? Lottiamo, cerchiamo di migliorare l'ambiente in cui viviamo e soprattutto cerchiamo di salvare la nostra vita e anche quella delle persone che tutt'oggi non ci credono. Da qui non me ne vado. Tutto qua. Se poi dopo c'è qualche conseguenza di una persona che vive vicino a una sorgente molto potente trasmittente e che ha delle conseguenze perché ogni giorno riceve molte ore di un'emissione molto, molto potente o non lo so, insomma queste sono cose su cui ci possono essere tante opinioni, però di fatto mi sembra che noi qui stiamo parlando, nel nostro caso, di una situazione
che non è, diciamo, che non è una, completamente, diciamo, incerta. È una situazione in cui sono stati fatti, diciamo, tanti studi, sono state prese tante misure, e le intensità a cui di esposizione sono ben note. Ecco, in questi limiti io ritengo, in questi termini io ritengo che possiamo stare tranquilli. Vi ricordate la battaglia iniziale, quella che siamo andati su DG? Noi non siamo riusciti a vincere in quel momento, è durata altri 10 anni, di questo passo durerà altri 80 anni. Noi dobbiamo trovare una strategia innovativa, diversa. Ancora non ce l'abbiamo avuto questa idea vincente, capito? Mm-hmm. Non ci siamo riusciti. Dobbiamo guardarci allo specchio, ragazzi. È vero. Non ci siamo riusciti. Sono molto più realista di mia moglie. Io credo che il Tribunale non andrà sicuramente avanti e che il Vaticano debba fare una scelta, diciamo, sicuramente non condizionata dall'azione della magistratura italiana. Sono sicuro che la farà. Se non avessi questa certezza, veramente sarei già andato via. Io sono sicuro che il Vaticano farà la scelta di andare via, insomma, di cambiare questo stato di cose. Perché lo dovrebbe fare, scusa? Lo farà perché nella Maria hanno permesso nello stato delle cose, oggettivamente, chiunque si rende conto che questa non è una situazione proseguibile, chiunque se ne rende conto.